La pallacanestro femminile è ripartita di slancio. La conferma è arrivata dalla giornata dedicata al basket rosa ed organizzata da FIP Puglia al Palacarrassi di Bari, una domenica che ha inaugurato l'agenda 2023 di Allenati contro la violenza, campagna di comunicazione della Regione Puglia contro la violenza sulle donne, con la partecipazione dei centri antiviolenza Giraffa e il Melograno. Da grandi a piccine, dalle mini cestisti alle giocatrici di Serie C, un centinaio le protagoniste coinvolte. Prima gli allenamenti giovanili delle selezioni 2008 e 2009 con il responsabile nazionale giovanili femminili Giovanni Lucchesi, quindi una festa di mini basket a far da apripista all'All Star Game di Serie C femminile, il clou della giornata più rossa dell'intera stagione cestistica. Una bellissima giornata e una di quelle idee che vorremmo fossero ripetute sempre, costantemente, quasi ogni giorno, perché comunque la pallacanestro femminile ha assolutamente bisogno di questi momenti di unione, dove si parte dalle più giovani, si passa a quelle intermedie, si arriva alle giocatrici senior e soprattutto diventa una festa la possibilità di stare in campo e di trasmettere qualche pensiero, qualche valore, qualche idea, ma soprattutto far stare insieme le ragazze. Sette le società partecipanti all'All-Star Game: le Baresi, Pink e Marlu, Dinamo Taranto, la scuola di basket Lecce, Mensana Messagna, New JT Trani e Talos Ruvo. 24. Complessivamente le giocatrici coinvolte suddivise fra Puglia Nord e Puglia Sud, che ha vinto per 65 a 53. E come ogni All-Star Game che si rispetti, gara da tre nell'intervallo, vinta da Chiara Spagnolo della scuola di basket Lecce e palma di MVP assegnata a Maria Luisa Bitetti di Talos Ruvo. Una partecipazione straordinaria per tutti e tre gli eventi che avevamo in programma, cioè prima le selezioni regionali, poi la festa dei mini basket e infine questo All Star Game di Serie C. Come tutto il comitato, veramente soddisfatto di come è andata la giornata, dell'attenzione del coach Giovanni Lucchesi per le ragazze delle selezioni, dell'affluenza del pubblico per l'All Star Game, e direi che visto il successo di questa giornata la ripeteremo sicuramente nei prossimi anni.